Se dicessi che è la cosa più strana che ho mai visto, sarebbe una frase fin troppo ovvia, vero? Shay deve aver vissuto un'esperienza molto traumatica. Ok, ecco la seconda ovvietà del giorno. Continua a esplorare i ricordi. Il meglio deve ancora venire. Ehi, stai meglio, sono contento. Grazie. Signor Finnegan, giusto? Santa Vergine Maria, ma è l'idiota del villaggio questo. Barry! Ascolta, Shay, io sono Cassidy e questo è... Barry! Stai male da settimane. Mi spiace esservi di peso. Visto? È un gran bravo ragazzo. È un marinaio goffo. Sarà caduto da una nave mezzo ubriaco. Barry! È vero. Che cosa volete? Ma che succede? Zitta, donna. Lasciala stare. Ma insomma, che succede qui? Restane fuori, brutto idiota. L'intenzione era quella. Ma l'hai messa sul personale. Die with honor? Oh, like a coward you are. E non tornate più! Grazie, Shay. Quando ero giovane, li avrei liquidati tutti con una mano sola. Che volevano quelli da voi? Ah, il solito. Pretendono di essere pagati soltanto per non far del male ai cittadini. Dammi retta. Quelle bande saranno la vera rovina della città. Aspetta qui, ho qualcosa per te. Non puoi certo andartene in giro mezzo nudo. Tieni, metti questi. Erano di mio figlio. Direi che se stai cercando guai, avrai bisogno di queste. Grazie. Ora sì che sembri un vero gentiluomo. Cass! Avevo un libro con me. No, solo queste strane armi. Grazie a entrambi. Ora scusatemi. Allora il manoscritto è in fondo all'Atlantico. Perché ce l'avete tanto con i Finnegan? No, io no! Mi ha mandato il capo! Sì? E dov'è che si trova? Non puoi sbagliarti. C'è sempre del fumo nero che sale dal cortile di quell'edificio.
La città è nostra. I'll catch you. I promise. I see that dumb toad again. Let's catch him. Please, futile. You're on our territory. Sarà utile per il fumo. Calma, signor Cormac. Siamo amici. I Finnegan temevano che avreste commesso un azzardo. Sono il colonnello George Monroe. Colonnello? Vi avrei aiutato, ma sono arrivato tardi, direi. Grazie per aver spazzato via questi criminali. Disonoravano New York. E che vi importa? Voi giubbe rosse difendete i signori, ma il popolo qui fa fatica persino a sopravvivere. Non posso certo biasimarvi. Alcuni tra i miei compagni sono assai poco d'aiuto. Ma io non sono come loro. E sarebbe a dire. Mi importa. Voglio che i coloni siano felici e al sicuro. Belle parole. Vi convincerò con le mie azioni, signor Cormac.
Ecco, riprendete quello che hanno rubato. Bene, useremo un po' di soldi per il bene della città. Non avete motivo di fidarvi di me, signor Cormac. E così siete un amico dei Finnegan? Sì, il loro povero figlio lavorava per me. E voi gli somigliate. E come? Aveva un cuore buono e voleva fare del bene alla gente. Lui e io avevamo un sogno. Volevamo rendere il mondo migliore. Sopravvivere non basta. Pancia piena, vestiti pesanti. La vera libertà è non dover soffrire per vivere. Sapete, sembra quasi che abbiate a cuore la gente che dovete governare. Io non governo, signor Cormac. Assisto e basta. Vedete questo edificio trascurato? Possiamo renderlo migliore. Il rinnovamento urbano è una nuova scienza che si è dimostrata efficace nel continente. So come trovare risorse e usarle per ristrutturare quell'edificio. Sotto la vostra guida New York prospererà, signor Cormac. Potete fare molto per la città e i suoi abitanti. Dopotutto, a un uomo serve uno scopo. Arrivederci per ora.